Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti terminati del periodo. Sono tantissimi. Questo video non era in programma, ma poi mi sono resa conto di essere piena e quindi ho deciso di girarlo. Allora, parto con dei gel doccia che ho utilizzato, che abbiamo utilizzato in casa durante quest'estate, durante questi mesi. Sono di Balea. Allora, questo è quello doccia crema. Prodotto in Svizzera, è un prodotto vegano, è quello in edizione limitata con i cerbiatti, ma credo che si trovi ancora. Tutti i gel doccia di Balea sono vegani, senza microplastiche, con il 99-98% di ingredienti di origine naturale. Ho terminato appunto questo, che era molto buono. Questo al latte e miele, che in realtà è un prodotto che ho acquistato molto spesso. E poi ho terminato questo qua, Summer Paradise. Questo è un gel doccia, non è una crema, una profumazione molto estiva, molto buona, ci è piaciuto. Sempre per quanto riguarda gel doccia di Balea, abbiamo terminato anche questo qua con la Lontra, questo gel doccia, non c'è specificato niente, comunque sono dei prodotti che mi sono piaciuti molto, sia appunto per il prodotto in sé, che sapete se mi seguite, insomma, sono dei buoni prodotti, a me piacciono, sia per quanto riguarda le profumazioni. Inoltre costano meno di un euro e quindi ecco, sono adatti a tutta la famiglia e sono super promossi. Altro gel doccia terminato è questo qua, il rinfrescante lime, avocado e menta della linea Ciringuito della Coop. Il flacone è in plastica riciclata al 50%. La profumazione effettivamente era una profumazione molto fresca, un prodotto che mi è piaciuto, niente di che, comunque un buon prodotto. Sempre Balea, abbiamo terminato questo sapone per le mani. Questo era un sapone al profumo di cocco e pesca, appunto una ricarica, anche questo vegano, senza microplastiche, buonissima la profumazione e buonissimo anche il prodotto. Terminato poi... per quanto riguarda il viso, qui c'è un macello, non riesco ad andare in ordine. Questa schiuma detergente della linea Bio di Fito Relax Hydra Avena è adatto a pelle secca e sensibile per viso ed occhi. È un prodotto che mi è piaciuto moltissimo, è un prodotto vegano, certificato Isher Cosmos Organic. Mi è piaciuto tanto, molto molto delicato anche sugli occhi, non secca la pelle, però la va a pulire molto bene. E quindi insomma ho trovato che sia un prodotto efficace, adatto per pelli secche ma anche per pelli normali. Ho terminato poi due deodoranti e uno invece lo abbandono. Allora, il primo è questo qua della Dove, 0% di sali di alluminio alla pesca e alla verbena, senza alcol. Allora, io non... questi prodotti qua, questi spray deodoranti, prima mi piacevano moltissimo, adesso mi prendono alla gola tutti quanti, quindi sto smaltendo quelli che ho e poi non li acquisterò più. Una profumazione molto buona, buona anche come deodorante, però io che non ho una sudorazione eccessiva, che in genere non puzzo, questo l'ho utilizzato più volte al giorno e quindi mi è finito prestissimo. Invece di solito con i deodoranti ci faccio tanti mesi, perché appunto a volte non lo metto perché proprio non ne ho bisogno, con questo invece necessitavo di più spruzzi. Poi una riconferma, questo qua di Balea, deodorante spray al profumo di pesca e maracuja. Di questo mi sembra ne avevo già utilizzato una confezione, quindi è la seconda, una profumazione molto molto buona. I deodoranti di Balea per quanto mi riguarda sono molto efficaci, senza alluminio, e appunto mi sono piaciuti, sono buoni anche dopo la rasatura perché non bruciano. L'unico che abbandono è questo qua, perché la profumazione proprio non mi piace, è pieno, l'ho utilizzato due volte perché sa tantissimo di cocco, ma è un cocco che a me non piace, stucca, non riesco a utilizzarlo, quindi via. Per quanto riguarda la detersione intima, abbiamo utilizzato in casa questo detergente intimo lenitivo con calendula e altea, indicato in caso di secchezza, prurito e bruciore. Questo qua è un prodotto che io acquisto alla farmacia comunale di Livorno, non so se ci sono anche in altre città, comunque è laboratorio di ricerche biochimiche, farmacisti...
ricerca, sono dei prodotti ottimi. Mia mamma aveva un problema e non riusciva a utilizzare neanche il detergente intimo di Vea, che se solamente vitamina E, perché bruciava tantissimo. Con questo prodotto invece ha risolto i problemi. Riusciva a lavarsi senza bruciori, i problemi erano altri, risolti in altri modi. Comunque, ci è piaciuto e quindi stiamo continuando ad utilizzarlo. Un altro prodotto che ho utilizzato molte volte per l'igiene intima è questo qua di Gino Canesten. Questo è quello lenitivo, che a me è piaciuto molto e non lo utilizzo sempre, lo utilizzo ogni tanto, però è un prodotto che a me piace molto utilizzare. È rinfrescante, lascia la zona pulita, ha una buona profumazione e mi piace, è un po' difficile reperirlo. Poi, per quanto riguarda capelli, ho terminato due shampoo della Yves Rocher. Questi shampoo vecchi, diciamo, a me piacevano molto. Questo era quello delicatezza, questo brillantezza, entrambi ottimi. Queste sono tipo le seconde, terze confezioni, comunque ottimi. Non ci sono più e io comunque non acquisto più Yves Rocher, comunque quelli mi erano piaciuti. Ho utilizzato poi di Intra questo shampoo biologico detox e anche la maschera per i capelli detox per uso quotidiano con carbone vegetale zenzero, certificato IAB e Vegan OK, entrambi. Mi sono piaciuti tanto. Allora, intanto una profumazione molto molto fresca che per l'estate era fantastico. Capelli puliti, leggeri, con questa maschera ne bastava proprio una puntina, si andavano a districare benissimo i capelli, non li andava ad appesantire. Mi sono piaciuti tanto, potrei anche riacquistarli. Ultimo prodotto per i capelli è questo balsamo nutriente per capelli secchi, un balsamo riparatore Viviverde Coop 100% naturale con riso biologico e con olio essenziale di sandalo. Allora, certificato Natru, niente di che. Carino, faceva abbastanza bene il suo lavoro, districava, niente di più. Costa poco, quindi per il prezzo che ha va bene, ma non aspettatevi chissà che miracoli. Terminati poi due dentifrici. Allora, uno è il Parodontax Ultra Clean, ne ho utilizzate tantissime di queste confezioni, mi piacciono molto questi dentifrici. La prima confezione non mi piaceva il sapore, però poi ci si abitua e lavano molto bene i denti. Ho utilizzato anche il Biolis Network, questo qua è quello al carbone, certificato EcoCert, mi è piaciuto e ne sto utilizzando un'altra confezione, la seconda. Sono dei buoni prodotti, ora non mi ricordo quanto costano, comunque l'ho acquistato al Tigotà, lava molto bene i denti, alito fresco, fa il suo lavoro, insomma. Poi, per quanto riguarda Valeo, ho terminato anche questo gel igienizzante mani, detergente mani della linea Baby Love. Questi mi piacciono tantissimo perché intanto non seccano le mani, le rendono anzi belle morbide, le profumazioni sono molto buone, non sanno di quei disinfettanti tipo della Mukina e lasciano le sen la sen ops. E lasciano la sensazione di mani pulite, quindi io ve lo consiglio. Poi, sempre per quanto riguarda prodotti presi al DM, ho terminato questo balsamo per le labbra di Balea della linea Nude, edizione limitata Nude Kiss. Lasciava una leggera colorazione nude che su di me stava malissimo, però lo utilizzavo la sera. Mi è piaciuto, molto burroso, molto morbido e idratante. Non è proprio terminato questo qua Ciringhito Balsamo Labbra Riparatore, sempre della Coop. Non mi ha fatto impazzire, non idrata granché, carino magari da utilizzare così durante il giorno, ma da un balsamo labbra mi aspetto qualcosina in più. Ho terminato poi due confezioni di salviette, questi Nata Baby Vegan OK, certificati IAB. Di queste ne ho utilizzate milioni di confezioni durante la vita, mi piacciono tantissimo. Quest'altra invece sono salviette profumate rinfrescanti Speedy Care al limone che avevo acquistato per mia mamma quando era in ospedale. La profumazione è molto forte, potrebbe non piacere a mia mamma, non piacevano, infatti me le ha ridate, però effettivamente rinfrescavano tantissimo, quindi mi sono piaciute per quello. Poi ho terminato alcune maschere
Allora, intanto mi sono ritrovata questa maschera vecchissima di Balea, un'edizione limitata, non so perché non l'avessi buttata, comunque aveva un buon profumo, moltissimo siero, rinfrescante e pelle luminosa. Leggo quello che avevo messo dietro perché non ricordavo neanche di averla ancora. Poi ho utilizzato questa maschera di un marchio tipo coreano che aveva un buon profumo, anche questa molto ben imbevuta di siero, rinfrescante e lasciava la pelle un po' più tonica. C'è da dire che queste maschere in tessuto fanno bene il suo lavoro, ma il risultato dura per poco. Secondo me le maschere in crema nel tubetto hanno un effetto molto più duraturo. Ho terminato anche questa qua, che è con tipo il carbone e scritto tutta in un'altra lingua, quindi non vi saprei dire niente. Una maschera comunque in tessuto, aveva il TNT, appunto il tessuto molto spesso, anche questo molto imbevuto, è una buonissima profumazione, però non ho notato grandi cambiamenti nella pelle. Ho terminato poi questi guantini per le mani di Balea all'urea, che però lasciavano le mani leggermente appiccicose, però idratate per 24 ore. Quindi non costano tanti questi prodotti qua di Balea. Se volete provarlo, provatelo, però ecco, secondo me i migliori per le mani rimangono quelli di Sephora. Hanno anche un altro costo. Infine, qualche campioncino. Allora, ho terminato, ho utilizzato questo qua di Madara, che era un latte detergente per il viso, ma niente di che. Ho utilizzato poi questi due shampoo di Maternatura alla borragine per capelli chimicamente trattati, i miei non lo sono, l'odore era terribile, a me non è piaciuto per niente, però ho notato che i capelli bianchi che ho, che di solito sono crespi e stanno ritti in giro per la testa, con questo shampoo risultavano molto più morbidi e disciplinati, quindi magari se avete i capelli bianchi e volete provarlo, sui miei faceva un ottimo lavoro. Poi ho utilizzato questo doccia schiuma tra i ciliegi dell'erbolario, ma mi ha seccato tantissimo la pelle. Ho utilizzato poi quest'altro bagnoschiuma alle bacche di goji, sempre dell'erbolario, questo mi è piaciuto, e poi una miriade di campioncini, sono boh, tipo 7-8, del detergente intimo, quello della farmacia che vi ho mostrato prima, perché la farmacista appunto ci aveva dato prima campioncini, ci sono piaciuti e abbiamo preso il boccione, ecco. Benissimo, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in questi ultimi mesi, non so, comunque in quest'ultimo periodo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!